Ci sono volute oltre 8 ore di camera di consiglio per arrivare alla sentenza. Alla fine il collegio giudicante è presieduto da Francesco Ferdinandi con Roberta Donofrio e Francesco Iamartino all'atere, ha condannato 14 persone. Sono accusate di aver creato una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio di droga a Isernia. Le pene inflitte ai principali imputati oscillano tra i 7 e i 3 anni di reclusione. Assolte le restanti 45 persone, tra loro assuntori e qualche corriere che si prestava ad andare a comprare la droga nel napoletano in cambio di qualche dose omaggio. Per 4 imputati è stata disposta l'immediata scarcerazione. È stata recepita pressoché integralmente la linea di questo pubblico ministero, le richieste, l'impostazione giuridica, salvo qualche piccola posizione, mi pare, rispetto alle quali è stata diminuita più che altro la pena, però è stata accolta l'impostazione giuridica. Rimane l'associazione, le associazioni così come erano contestate, solo qualche posizione diciamo minore che era da ricondurre al semplice consumo è stata giudicata degna di assoluzione, ma ci trovo abbastanza concordi. L'importante è che è stata riconosciuta l'esistenza del vincolo associativo. Soddisfatti in parte anche gli avvocati della difesa, che comunque non escludono il ricorso in appello. Ovviamente dovremo aspettare le motivazioni della sentenza per capire appunto quali sono state le ragioni che hanno portato al riconoscimento di un'associazione, sebbene un'associazione affievolita nei suoi aspetti strutturali e organizzativi. Dovremmo aspettare, come dicevo prima, le motivazioni per capire le ragioni che hanno portato a intravedere questa sorta di associazione a delinquere, atteso che le emergenze dibattimentali non hanno appunto fornito la prova di una seppur minima organizzazione. Pertanto ci riserviamo anche un appello su questa sentenza. Al di là delle condanne per spaccio, dall'inchiesta della DDA e della squadra mobile è emerso un quadro devastante. Il consumo di droghe è arrivato a livelli spaventosi in città. Sì, purtroppo sì. Sì, purtroppo emerge non solo il consumo, ma emerge anche lo sfruttamento di questo consumo. Ne esce un quadro un po' desolante proprio per la vita di tutti noi, credo.